Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del martedì con Euro Truck Simulator 2 nella serie dedicata al mitico Turbo Star di RAF Garage. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, nella descrizione del video troverete, come sempre, il link per iscrivervi ai miei canali social, oltre al link che vi naturalmente vi permetterà di acquistare giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%. Allora, ragazzi, approfitto come sempre innanzitutto per augurarvi un buon inizio di settimana. Naturalmente, dato che noi, come nostro consueto, iniziamo di martedì, allora vi auguro un buon inizio di settimana. Allora, facciamo un piccolo test e poi partiamo. Dab Logistica 1 ha offerto 100 caffè. Grazie per la carica caffeina, thanks for offering a good cup of coffee. Oh. This is a test beat alert. Perfetto. Allora, ragazzi, continuiamo naturalmente la nostra missione. Nell'ultima nostra nel nostro ultimo appuntamento abbiamo praticamente abbiamo iniziato la Ok. Ok, perfetto. Allora, togliamo un attimo questa voce. Allora, ragazzi, nel frattempo continuiamo il nostro evento Halloween. Che vi ricordo che funziona nella modalità, ecco qua, contratto esterno. Hi everyone, welcome to the stream. And first of all, I want to say thank you so much to moderators, friends, peoples that are following my social media channels. Thank you. Thank you. And if you are not a follower, you can follow my channel. You will find a few links in the video description. Thank you so much again, have a great week. E approfitto naturalmente per ringraziare tutti coloro che si iscrivono ai social, miei social, quando sono offline qui. Naturalmente su Twitch, ma vi ricordo che se volete essere informati sempre su tutto ciò che riguarda le anteprime delle attività, naturalmente vi invito a passare nel mio account Twitch per essere sempre 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 informati. Ok, continuiamo il nostro contrattino. Riprendi. Oh, naturalmente il nostro appuntamento è ovviamente sempre con il mitico Turbo Star del mitico RAF Garage. Allora, cerchiamo un attimo il volume del motore. Motore camion. Volume effetti camion. Oh, vabbè, andiamo avanti.
Naturalmente vi auguro un buon inizio di settimana e saluto naturalmente tutte le persone che in questo momento sono allettate e che naturalmente stanno seguendo le mie serie su YouTube, ma anche su Twitch, e approfitto naturalmente per salutare l'amico Cayman Lorry e naturalmente tutti voi che state un pochettino, come dire, acciaccatelli. Mi auguro come sempre di tenervi una buona compagnia e di farvi passare qualche momento piacevole. Ok. Vi ricordo che il Turbo Star di Ralph Garage, diffidate dalle imitazioni. Se volete scaricare questa mod, vi invito a dare un'occhiatina nella descrizione del video. And so, welcome to our first appointment of the week with the Turbo Star by Ralph Garage. If you want to try this beast of truck, old school truck, you can find in the video description a link where you can visit the Facebook page of Ralph Garage and the internet site where you can download all the mods of Ralph. So please do it from his own site. Thank you so much. Hopla. Oh via ragazzuoli, ecco qua, abbiamo già problemi con il sistema frenanti. Ma a noi non ci ferma nessuno. Allora, stiamo facendo un secondo viaggetto verso la Lituania. Ok, mi raccomando, concentrati. Concentration. Thank you. We are running on a newest part of the map. And so, let's go. Oh, grazie Andrea, miticozzo. Grazie mille per il sostegno, carissimo. Buon pomeriggio. E buon inizio della settimana, ragazzuoli. Mi raccomando, passate nel canale del mitico Andrea Bill. Mi raccomando, lasciate un bel like, attivate le notifiche, mi raccomando, e soprattutto sostenete il canale suo. Se volete, sostenetemi, ma sostenete, come dico sempre, più in generale i vostri beniamini streamers. Caro Andrea, grazie, buon inizio di settembre, sta dicendo qua, di novembre. Allora, eccoci qua, adesso facciamo lo shootout al mitico miticozzo, il nostro Andrea e Tuz. Yes, e gli facciamo anche una bella sbattutella di mani. Applausi, vai! E se siete appassionati di Eurotrack, ma anche di Apex, vi invito assolutamente a non perdervi le sue live. E infatti l'ultima sua live, leggo, che ha portato Apex
Qualche sera fa mi sa che ti ho intravisto su Eurotruck. Caro Andrea, un nome, una garanzia. La garanzia, ragazzi. A proposito, ragazzuoli, se volete fare i convogli, naturalmente passate nel canale dell'amico Andrea Biella. Perché lui organizza dei bei convogli. Insieme, naturalmente, c'è anche l'amico Barba Bianca Renegade che li organizza. E naturalmente, per il momento, iniziate a passare nel canalozzo del mitico Andrea. Naturalmente, poi appena avremo l'occasione, faremo anche un po' di spot promozionale anche a Barba Bianca, all'amico Renegade, ma anche a Cayman Lorry. Allora, martedì e venerdì, quindi ragazzi, andate nel canale di Andrea. Adesso rifaccio lo shootout, naturalmente per gli amici che stanno guardando questo video in registrazione qui su Twitch troveranno il link direttamente nella chat. Per voi amici di YouTube, naturalmente, andate su Twitch e digitate Andrea80 Biella e lo trovate. Non vi preoccupate perché Andrea è una bravissima persona. Non vi falserà, cioè, pardon, non vi stresserà e quindi andrete veramente molto, molto, molto sciolti. Andrea, poi qualche volta dobbiamo organizzare, appena ci sarà l'occasione, di fare un bel tour insieme con il Turbo Star. Come già fatto precedentemente con il mitico Moreno che saluto, e così ci divertiremo un pochettino. Ti assicuro che sto Turbo Star è una. Ti dà grandi soddisfazioni. Oltre al di là del fatto che comunque è una mod fatta veramente, come si dice dalle mie parti, a mestiere, ovvero fatta veramente alla grandissima. Oppla. Come vedeva in scioltezza il Turbo Star qua. Allora, abbiamo consumato appena appena un quarto di serbatoio, vabbè, ce la dovremmo fare. Buon inizio di settimana ancora, caro Andrea, naturalmente. Oh, prima uscita, ok. Stavo per ribaltarmi. Oh, che sto facendo? Nacci, ho messo la visuale libera. Scia miseria. Wow, Andrea, mi sono fatto, come si dice dalle mie parti, ho fatto il giallo, il Yellow Submarine. Ho fatto il pasticciotto, mamma mia. Visto che stavo andando da sole, non avevo la visuale giusta. Secondo uscito, ok. Ah, questa rotatoria me la ricordo. I remember. And so if you are impassioned by Eurotruck or Apex, I will suggest you to follow the channel of my friend Andrea A.T. Biella. Don't forget to activate the notification and follow him. Are we follow him? Abbiamo fatto. Abbiamo fatto senza volerla una specie di cover di Sister Act. In un act. Eins, zwei, drei. Uscire adesso. Vedi, Andrea, tu dici quello che devo fare. E Turbo Star ci fa. Fa tutto lui, si mette a disposizione. Senti, senti. Ti ha reso anche gli onori di casa. Ragazzi, qua
come si dice in gergo, quando startiamo con il Turbo Star è sempre con te. E a proposito di Turbo Star, dovrei vedere se la skin, quella di Euro Truck dell'anniversario, decimo anniversario, è applicabile, ma naturalmente non la lascerò su questo Turbo Star, perché naturalmente questo è il Turbo Star con il quale ci ho girato tutte le mappe qua. Wella, carissimo Dinuzzo, approfittiamo per fare anche un po' di rabocco qua, anzi può mai sapere. Rimaniamo a secco, buon pomeriggio, buon inizio della settima. Allora, facciamo prima gli onori di casa al nostro mitico Dinuzzo. Eccolo qua. Construction Simulator. Mi raccomando, passate nel suo canale e iscrivetevi, attivate le campanelle e vi suggerisco anche un altro canale di un altro amico streamer che si chiama Salvo Farmer Official. Vediamo, gli facciamolo un attimo lo shootout sperando di riuscire a farglielo correttamente. Salvo Farmer, vediamo un po' se lo riusciamo a trovare, se è corretto. Ufficiale, vediamo un po'. Cacchio, Salvo Farmer Official, mi sa che forse ho sbagliato. Ai 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 ai. Allora, andiamo avanti nel frattempo, poi mi fermo e gli rifacciamo lo shootout. E il mitico Salvo ha anche un canale YouTube che naturalmente vi invito a passare a guardare. Iscrivetevi, mi raccomando, attivate le campanelle, attivate le notifiche e soprattutto non dimenticate di lasciare tanti pollicioni in su. Vabbè, Tinuzio, non preoccuparti, ma tu ce l'hai il Turbo Star del mitico Ralfuccio qua. Poi ci si organizza, magari si fa un convoglio, che in questo momento sono in single player. Però poi organizziamo qualcosina anche insieme all'amico Andrea 80BL, non so se lo conosci. Se non lo conosci, magari ti suggerisco di entrare nel canalosso suo, a attivare il cuoricino, ovvero iscriverti, attivare la campanellozza e tozzo e tozzo. E altrettanto, caro Andrea, se vi fa piacere, così magari come si dice, si fa conoscenza l'uno dell'altro. Ok, tenersi a sinistra, poi voltare a sinistra. Ok, ottimo. Bascate il rosso. I semafori si sono spenti. Ok. Mamma mia, non si vede niente. Ok, vai tranquillo, Dinuzzo. No, non ti preoccupare, fai tutto ciò che devi fare poi. Qui passa con calma. Oh, allora. Naturalmente, per chi non conoscesse questa serie, questa è una serie molto molto longeva e praticamente è iniziata 2 anni fa. Infatti siamo alla quarta edizione. Infatti ogni 6 mesi ciclicamente si cambia. Si va un attimino a rivedere il format. E noto con grande piacere che naturalmente anche gli amici di YouTube apprezzano questa serie. Infatti ho notato che anche i big streamer stanno riportando Euro Truck Simulator 2, ma soprattutto la mod del Turbo Star di Raf. And so I was saying that I am very proud to see that a lot of people are following
watching this this series dedicated to the Iveco Turbo Star by Ralph Garsh, and I appreciate it because this series, we are on the fourth edition, so we are completing the 2 years of running this running on this kind of very huge truck. Naturally, the original one is by Ralph Garage. Oui, morenoschi e tutti e tutti. Moreno, dove sei? Buon pomeriggio e buon inizio della settimana. Oh via, allora facciamo gli onori di casa. Allora iniziamo ovviamente Moreno. Salvo Farmer, una cosa che non ho capito, perché non me lo fa vedere? Allora, vediamo un attimo una cosa. Vediamo se esiste o se ha cambiato nome. Ah, ecco, ecco qua, ho sbagliato a scrivere. Salvo Farmer, tutto attaccato, underscore official, perfetto. Allora rifacciamo lo shootout. Ecco qua. Allora, ogni promessa è debita, quindi abbiamo detto salvo farmer underscore official. Vediamo un po' se ci riusciamo. Oh, perfetto. Naturalmente vi invito ad iscriversi al suo canale, anche al suo canale YouTube, naturalmente, che come Moreno entrambi hanno due canali molto molto ben fatti, naturalmente, che vi invito a visitare, mi raccomando, a seguire, come dice Moreno quando viene a commentare nei miei video, mi raccomando, attivate le notifiche e lasciate tanti pollicioni in su, perché il like è anonimo, ovviamente, quindi non saprò mai chi avrà messo il like. Quindi mi raccomando, fatelo nel canale di Moreno, ma fatelo anche nel canaloccio del nostro Salvo Farmer Official, che anche lui porta dei bei contenuti. Ecco qua, abbiamo carburato un pochettino. Moreno ci ha impiegato un bel po' di tempo prima di carburare oggi. Allora qua, aspetta un momento. Ui, ui, free. Oggi sto trasportando un po' di ancora degli zuccotti qua. Oh, che ha fatto? Oh, ah, credevo si fosse fermata per colpa di chi. Oh, grazie al mitico Moreno che mi ha dedicato una bella icona. A proposito, ragazzi, vi invito, sicuramente con l'accordo del mitico Moreno, di passare nel canale del maestro Nick, che si scrive November Yankee Kilo Kilo numero 3 NY KK numero 3, che adesso a breve gli farò lo shootout. Vi invito quindi a passare nel suo canale, ad iscrivervi, anzi acquistiamo pure il garage qua, visto che ci troviamo. Iscrivetevi, attivate le notifiche, mi raccomando. Salutiamo il mitico Nick, anche se non sa nemmeno chi sono, comunque va bene così. Allora, adesso gli facciamo lo shootout. Quindi, amici di YouTube, naturalmente il mitico Nick ha il suo canale su YouTube, che naturalmente vi invito ad andare a seguire. Iscrivetevi e attivate le notifiche. Ok, perfetto. Vai!
Ok, nel frattempo noi ci continuiamo questo viaggetto. Abbiamo esplorato una nuova città. Qua ci serve il camion di Morino. Bello però. Noi però siamo old school. Dinuccio, non so se conosci Morino, comunque è un altro bravissimo streamer. Sicuramente lo avrai sentito nominare perché ah, ok, quindi già conosci tutta la sua storia. Ok, allora abbiamo fatto, diciamo così, abbiamo fatto una piccola introduzione. Ottimo, ottimo. Voltare a sinistra, ok. Oh, ci sta, questo è il secondo incidente che abbiamo beccato per strada. Eccoci arrivati, e meno male che siamo arrivati sani e salvi. Ok, allora, diciamo, un parcheggio veloce come ha fatto il mitico Morino nella sua serie, ragazzi. Oggi è uscito il suo nuovo video su YouTube e ha portato la mod di ETS, quella della neve, che è molto interessante e fra le altre cose anche molto realistica. Non vi spoilerò altro, quindi vi invito naturalmente anche a voi amici di YouTube di andare a vedere questo, ma anche altri video che il nostro Morenoschi Miticozzo ci sforna. Allora, vediamo un po', questo è un po' troppo lontano. Vediamo se troviamo qualcosa vicino. Allora, facciamo così. Ecco qua. Cerchiamo di fare delle piccole tratte, non queste troppo corte. Questa è un po' lunga. Allora, questa va verso sud, no? Allora, questa 9. Ecco qua, facciamo questa qui. E ritorniamo in Estonia, nella città di Tallinn. Tutta una cosa bella, tutta una cosa fresca. Ok, ci rimettiamo. Mettiamoci al lavoro. Sempre il solito problema ai freni, ovviamente. Vai, vai. Vai, vai. Mi sa che questo è chiuso. E infatti è chiuso. Qui abbiamo Capitan Price e naturalmente nella nostra quarta edizione abbiamo portato con noi la mascotte che è Gattozzo, che ancora non è il nome, ma noi per il momento lo chiamiamo Gattozzo. E poi abbiamo Pikachu, abbiamo il Pokémon raffreddato. So don't forget to follow my friend Salvo Farmer Official and as well my friend Moreno underscore underscore sorry Moreno 91 underscore underscore VR. Don't forget to follow them so naturally activate the notification and thank you so much. Ujoli. And when good, come dicono quelli che parlano proto bello, tricche tricche là riù là, esatto, più o meno, è tuts, 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 è tu,
Settu. Settri che tri che lario là. Oh. Bebe, momento. Vai. Sì. Ha parlato proprio bello. Vai, vai. Su, su. Che qua si fa matain. Prepararsi a buttare a sinistra. E noi... Oh. Ah, qua. Dove sta il carico? Eccolo là. Un paio di zucchette. Stavo dicendo di carnevale, di Halloween. I love you. E tuts. Opla. Messo proprio, non proprio. Messo nella posizione giusta. Ci dobbiamo raddrizzare. Eccolo. Perfetto. Prossima formata. Quel paese. Let's go. 3, 2, 1. Alambash. Opala. Sta uscendo un po' sortariello qua. Oh, giriamo a sinistra, ci andiamo a fare quest'altra consegna. Riorientamento, scusa, gira a sinistra. Ah, allora ho sbagliato. Aria da congelare, tutta colpa di Moreno. Oh, ragazzi, Moreno è bravo. Moreno è molto molto bravo, soprattutto quando balla le tuts, anzi il tunzi tunzi, che è un nuovo ballo. Siamo tunzi tunzi, siamo tunzi tunzi, mangiamo le cipolle con i paninozzo con Osarraggi, Osarraggi, simulator, simulator, quando guida ce fa caputta. Nein, Osarraggi, ben. Oui, Gaspari carissimo, buon pomeriggio a te, buon inizio di settimana. È un sacco di tempo che non ci sentiamo, è più di una settimana, mi sa. Naturalmente mi auguro che tu abbia passato una settimana strepitosa, come anche il fine settimana, insomma, tu abbia passato un bel fine settimana e che tu ti sia divertito. Qui con noi dovrebbe esserci Andrea Biella, il nostro Moreno, ci dovrebbe essere ancora chi altro c'è? Chi altro c'è in chat? Scriveteci, anche Denuzzo, il mitico Denuzzo. Chi altro c'è? Qualcun altro che non hanno salutato, naturalmente. Ancora buon pomeriggio a tutti quanti. Grazie caro, thank you so much. Girare a sinistra. Non mi avvisare 5 minuti prima. Eccoci qua, vai. Oppla.
La settimana scorsa, ragazzi, ho fatto praticamente il pelo al paraurti di un'auto, ovviamente sempre qui su Eurotrack, che purtroppo si era distratta al cellulare, ragazzi, e si è appoggiata alle gomme del rimorchio. No buono, no good, come diceva il mio professore di francese quando cercava di farmi capire dall'italiano. Quando ancora il francese praticamente la conoscevo proprio a zero, dicevano: "Non è bello questo, questo va bene, questo non va bene." Prefa sinistro, ok. Oh, nulla di particolare. Se vai a vedere, c'è anche una clip. Martedì scorso, la settimana scorsa. Anzi, no, scusami, domenica, giusto, domenica ho improvvisato una live di mattina e ho fatto il solito giretto. Soltanto che sono arrivato a un certo punto che c'era uno distratto, sempre qui su Eurotrack, distrattino, e che poi alla fine ci ha fatto, diciamo così, la situazione. Allora, e quindi probabilmente doveva essere distratto al cellulare anche qua su ETS. Vedi che forse i problemi. Il volume è basso, non lo so. Vediamo un attimo, ma mi sembra di avere. Voi ragazzi, la sentite? Voi sentite il suono del gioco, ragazzi? Moreno, tu senti o non lo senti? Perfetto, allora come previsto, come pensavo. Se è possibile, magari ditelo che è una battuta, perché non si sente una mazza. Beh, infatti dicevi che era strano, ma a parte gli scherzi, si sente o non si sente? Che dovrebbe sentirsi tutto. Ovviamente ho ridotto parecchio il volume. Che no, meno a. E quello, ragazzi, questo è il questa mod qua c'ha il suono che è abbastanza potente. Vi ho fatto sentire anche un po' di turbina che è sfiata. Poi mi vado a riascoltare il VOD e vediamo un pochettino poi dopo. WhatsApp, come dicono quelli che parlano protobello. One moment, please. Vediamo un attimo una cosa. Allora, perché mi sembra un pochettino strano che si sente la voce ma non si sente il tutto. Allora. Forse a breve dovreste sentire qualcosina. Ecco,
Allora, un attimo solo che credo forse di aver trovato. Ok, perfetto, ok, tutto chiaro. Ovvio, allora aveva ragione. Ragazzi, purtroppo qua spostando i vari parametri, caro Moreno, è un macello. Perché da una postazione, per esempio, quando un... Come adesso porta Eurotrack, utilizzo le famosissime cuffie che c'hai anche tu. E quindi utilizzo due schede audio differenti. Infatti si noterà come l'audio risulta un po' più a pallina, un po' più plasticoso rispetto a quando utilizzo il microfono a condensatore. Ma guarda questo. Oh, azzpida. Oh, ma il limite qua quant'è? Thank you so much. Ma 90 km all'aria il limite, penso. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. 50 km all'aria, beh, giustamente. Ha ragione, ha ragione. Ha ragione Gaspari. Grazie per avermelo fatto notare, ragazzuoli. Thank you so much. Così. Uscire adesso. Mi devo ricordare di fare. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Prendere la prima uscita. Di fare anche una bella stromba Uscire session. adesso. Il Morenoski. Morenoschi. Ah, Rai Camposchi, il Morenoschi con i video ci fa caputtà. Morenoschi, Ale. Oggi Alla rotatoria, prendere la prima uscita. poca carica caffeina, ragazzi. Uscire adesso. Mi faceva schiantare un bacchamur. Mi faceva andare. Mi Alla avrebbe fatto rotatoria, fare. prendere la seconda uscita. Mi avrebbe fatto fare il salto della quaglia. Avrei tagliato praticamente la Uscire rotonda adesso. dritta dritta e avrei fatto una riga. Irigoyen. Grande mod. Comunque, ragazzi, vi invito assolutamente a provarla questa mod. Date su Google e digitate TurboStar Ralph Garage, naturalmente per voi che state guardando questo video su Twitch, ma per voi amici di YouTube vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per andare a visitare il sito internet di Ralph Garage, dove troverete questa ma anche tante altre mod strepitose firmate da un mitico Ralfuccio. Che salutiamo naturalmente. Salutiamo lui, ma anche il suo mitico staff di tutti i colori, insomma, che progettano questo. Non so se è uno staff, comunque. Thank you so much, everyone. And don't forget to download the original mod per Ralph Garage following following the link in the video description. Allora, che programma uso per editare? Allora, utilizzo Filmora 11, ma ci sono anche software gratuiti. Windows Movie Maker, ma Windows 10, se non ricordo male, ha un software che permette comunque di poter editare video.
E se ovviamente non ne fai, diciamo così, un uso, se non sei uno di quelli che l'editing video lo fa spesso, ti consiglierei di dare un'occhiatina e di valutare eventualmente di utilizzare quello che ti dà Windows, oppure magari ci sono diversi software di editing. Io però utilizzo Filmora 11. Ed è ottimo, ma ho utilizzato anche il Pinnacle, ne ho utilizzati diversi.